avviciniamo un pochino anche così ci togliamo dal bordo strada. Sì. È un professore, attenzione, un professore universitario, facoltà di Foggia, mi sembra, Foggia, sì. Ecco, quindi pensate che autorità abbiamo oggi qui, è giusto riconoscere le proprie capacità e competenze, perché no? Insomma, facciamo un applauso, dai! La fatica è notevole. Chiedevo proprio al professore se eravamo tutti i componenti, soprattutto della famiglia Ghirardi. Io vi chiamerò oggi in questo modo perché la storia di Sayareda, ricordatevelo, siete voi una parte. E quindi quello che abbiamo, che realizziamo oggi è un orgoglio per noi sayaredesi, prima di tutto, un orgoglio per questo sindaco e un orgoglio per la famiglia, perché diciamo le radici sono una cosa importante. Una volta si diceva che il ricordo dell'anima di chi non c'è più aspetta i vivi, perché questo è, diciamo, l'intensità di una persona che ha lasciato qualcosa di importante nella sua vita, deve essere ricordato da chi rimane. Prima c'era qui, eccolo lì, diceva, mia nonna ha lavorato nella fabbrica, quindi vede che ricordi si aprono oggi, cose importanti. Comunque io oggi sono qui per ricordare una persona all'interno di questa importante famiglia, poi quando scopriremo lo vedrete, ma per ringraziare poi chi è che è anche l'artefice, perché sapete, il sindaco deve realizzare le buone proposte, cioè se arriva una proposta va realizzata, perché soprattutto nella mia persona, nell'amministrazione comunale, nella giunta, i consiglieri abbiamo detto sì, va fatta, e l'abbiamo fatta anche su proposte di cittadini. E questo parte da lontano, non è solo oggi. Se vi ricordate, girate per il territorio di Sayareda, trovate tante stelle dove si ricordano eventi, famiglie. Non più tardi, se andate in centro Sayareda, c'è Villa Rebecca con la famiglia Rebecca e diciamo gli altri eventi che si trovano a Candolè, ma anche qui a Chiesa Vecchia. In parte ricordare anche la ricostruzione della Madonna. Guardate, c'è stato un atteggiamento da parte della popolazione così benevolo e così anche di amore verso quello che abbiamo realizzato, che non è da poco. Vuol dire che il paese, come io dico sempre, il paese Sayareda è composto da persone intelligenti e soprattutto moderne. Hanno una capacità di visione per il futuro che non è da pochi, e questo è composto dal fatto dell'istruzione che abbiamo avuto dalle nostre famiglie. Quindi abbiamo famiglie importanti in Sayareda che poi sono anche andate all'estero, che hanno contribuito a far crescere il paese in questo modo, perché si sono fatti conoscere e ritornati, non che quelli di adesso che sono rimasti via, perché sempre hanno il ricordo di quello che avviene qui a Sayareda. Io ho contatti con il Brasile, con l'Argentina, con la Francia, con il Canada, con gli Stati Uniti, e questa è la modernità dei nostri anni, diciamocela tutta, il sapere andare all'estero, tornare, il sapere costruire, rimanendo qui e costruire molto per il paese. Queste sono le cose basilari. Scusate se mi dilungo, ma ci tenevo proprio a dirlo, insomma, questo senz'altro. Io devo ringraziare Renzo Toffoli, che è dov'è? È qui. E poi Renzo completerà quello che faremo. Ma in primis il professore Massimo Petoello Mantovani. Credo che l'ho imparata, perché ci siamo incontrati alcune volte, ne abbiamo parlato, discusso, ho incontrato anche alcuni componenti della famiglia. Ringrazio gli alpini che ci hanno dato una mano per dare anche, come dire, risalto a questa nuova opera, che la chiamiamo così. E questa intitolazione penso sia il luogo adatto, quindi noi ne siamo molto fieri, molto orgogliosi.
Io veramente vi ringrazio di cuore di essere qui oggi a tutta la cittadinanza. E adesso, se vuole dire due parole lei o se vogliamo prima scoprire e poi continuare la discussione, come preferisce. Grazie signor Sindaco. Io devo ringraziare, ma il signor Sindaco ha citato il fatto che io sia a Foggia come esperienza lavorativa, ma questa è testimonianza che Sargareda estende le sue radici fino al resto d'Italia, in tutta Italia lo sappiamo che molti dei cittadini di Sargareda sono sparsi in tutta Italia e all'estero. Ma io, permettetemi prima di dire due parole, io devo ringraziare tante, lo farò in maniera molto succinta, ma devo ringraziare veramente tutti quelli che hanno avuto la bontà di essere qui presenti oggi, e a cominciare dal sindaco, dottor Favaretto, dal vice sindaco, dall'assessore, da tutto il Consiglio Comunale per la sensibilità che hanno avuto nel ricordare una memoria storica, di spingere nel ricordo di una memoria storica di Sargareda, ma naturalmente supportati, come ha ricordato il sindaco, da Renzo Toffoli, che è un po' l'anima di parecchie delle iniziative che si svolgono a Sargareda, grazie Renzo, e dall'Associazione Nazionale Alpini, grazie infinite, e dall'Associazione Nazionale del Fante, che vedo anche rappresentata oggi, quindi veramente grazie. Due parole, qui ci troviamo in un luogo per la mia famiglia, ma penso anche per Sargareda storico, perché in questa zona sorgeva non solo la casa della famiglia Girardi, ma anche la farmacia, la distilleria, ma questo è importante, penso, perché testimonia come la vocazione di Sargareda come comune ha una doppia anima, che è quella agricola, ma anche quella industriale. Ha una storia lunga, non è improvvisata. Noi sappiamo che c'è il distretto industriale di Sargareda qui, ma vuol dire che le cose sono partite dalla lontana, oltre 100 anni hanno di storia. Storia che peraltro è anche una storia patria, lo vedremo dal profilo della Stele, questa è una zona dove si pensa abbia soggiornato il milite ignoto. È probabile che abbia soggiornato il milite ignoto pochi giorni prima della sua caduta sugli altipiani di Asiago, e ospite della casa Girardi, ma in anonimato perché era un patriota, quindi il suo nome era celato. Io veramente ho avuto l'incarico da parte della componente della famiglia più anziana, Marta, mia zia Marta, figlia di Girardi, di Emilio Girardi, e di dire due parole, quindi lo dico a nome di tutto il resto della famiglia che è venuta qui in forza. Questa la memoria, ricordare le proprie radici, è una cosa importante, ricordare le proprie origini, sia quella industriale ma anche quella agricola, che continua con il resto della famiglia. Ognuno di noi ha un luogo della memoria qua, e ha continuato la tradizione agricola, che è importante, poi di Sargareda, prima delle prime esperienze industriali. Io ringrazio il sindaco, possiamo dire che ha parlato di memoria, e allora possiamo dire, visto che siamo in un ambiente agricolo, possiamo dire che l'aratro traccia il fuoco, ma è la memoria che lo difende. Grazie signor sindaco. Vieni qui. Ora scopriamo. Scopriamo. Attenzione che come vedete è composto da due punti, ovviamente uno dà il nome alla via e l'altra è la stele. Attenzione al tricolore, perché noi ci teniamo molto al tricolore. Attenzione. Nessun problema, andiamo tutta la mattina. Ecco qua. Ecco, Renzo un'altra volta.
Bene, buongiorno a tutti e ben arrivati, e soprattutto ai componenti della famiglia Ghirardi, che ne conosco pochissimi per la verità, e so venire da lontano, quindi so. Niente, io così modestamente ho ispirato il sindaco l'intitolazione di questa via per un motivo molto semplice, perché a Salgareda pochi ormai conoscono professor Emilio Giordano Emilio Ghirardi. Il suo nome vero era Emilio, c'è una storia sotto. Quando è nato, hanno mandato un cugino che si trovava casualmente in famiglia a dichiararlo all'anagrafe. E questo qua, siccome era un personaggio un po' particolare, anziché Emilio ha dato il nome di Giordano, perché in quell'anno ricorreva un anniversario di Giordano Bruno. Ecco, così è nata la storia. Poi il padre, che al tempo era vice sindaco, giudice, conciliatore, adesso non ricordo più, e si è affrettato a sistemare le cose, ma ormai era troppo tardi. È stato solamente possibile aggiungere al nome di Giordano quello di Emilio. Beh, detto questo, e mi ha già anticipato l'amico Massimo, questa zona che io ho riprodotto con questa carta di fine Ottocento, questa è la via del cimitero, ora intitolata dal professor Ghirardi, e qui si trovava pressappoco dove c'è la casa attuale che vediamo qua di Bonato, ma sistemata in tutt'altra direzione. C'era il palazzo Ghirardi con la farmacia, e si allungava un bel po', e parallelamente un'altra costruzione. Questa è un'immagine del palazzo dal retro, vediamo il camino, e questa dalla strada, farmacia Ghirardi. Queste sono immagini che mi ha dato il figlio del professore Paolo, che riprende un momento felice. Siamo prima della Grande Guerra, della famiglia Ghirardi. Qui c'è il padre, il giovane Emilio, è qua, che sta bevendo, fanno un'eviva a Sant'Anna. E quello dietro è il padre Antonio, che morirà nel 1906. Emilio aveva 8 anni. Lì iniziano le sue vicissitudini. Dapprima viene messo in collegio al Brandolini, poi va a studiare a Treviso, il ginnasio, poi il liceo classico, e poi arriva la guerra, arrivano le distruzioni. La perspicacia di Emilio si rileva subito nel 1916, quando consegue la maturità classica, e capisce che prima o dopo, era ormai questione di pochi mesi, sarebbe stato chiamato alle armi. Ecco, l'intelligenza dell'uomo, quella che lo contrassegnerà durante tutta la vita, le sue imprese scientifiche ed industriali, il fatto di cogliere l'attimo, quel carpe diem che tante volte così diciamo, lui ha sempre colto l'attimo giusto, nel tempo giusto. Cosa fa? Anziché aspettare la chiamata del suo contingente, si arruola volontario. Ma non perché fosse un guerrafondaio, perché aveva capito che chi si arruolava volontario poteva scegliere l'arma di appartenenza. E lui scelse l'artiglieria. Perché? Perché c'era la minor quantità di morti. Ma molto inferiore della fanteria, alla quale sarebbe stato sicuramente destinato se seguiva il suo corso. Un'altra cosa, non ha voluto mai fare l'ufficiale. Aveva un titolo di studio importante per l'epoca, però l'hanno naturalmente messo con la truppa, poi si è congelato sergente. Queste sono le distruzioni del palazzo Ghirardi. Questa è una foto che ho trovato in un mercatino dell'antiquariato, che c'è scritto a lapis qua: Salgareda, Piave, Ghirardi. Ecco, questa. E queste sono le foto alla fine della guerra con dei personaggi
e il dottor Paolo sosteneva che questa fosse un abbonato, e forse anche ha ragione, perché vediamo il volto di Angelo, di altre sue, e questo fosse il Vazzolero. Ecco. Va bene, questi due sono Giovanni Ghirardi e la moglie Isabella Soranzo. Giovanni Ghirardi arriva qui come farmacista nel 1850. Ho trovato anche documentazione in Austria dei farmacisti, eccetera, che c'erano a Salgarena. Il primo farmacista. Questo è il figlio Antonio, con la moglie Amelia Burei, dei Burei di Ponte di Piave. Vi ricorderete il negozio di Burei, di Ercole, eccetera, il negozio di stoffe. E sono i genitori di Emilio. Emilio, giovane soldato, ecco Emilio con la moglie, Margherita Benetello di Mirano, e questo è il fratello di Attilio, che muore il 18 giugno del 1916 sull'altipiano di Asiago, durante la spedizione punitiva. Ecco, non so se tutti i parenti, i nipoti lo sanno. La questione del Milite Ignoto, innanzitutto il Milite Ignoto è ignoto e non si sa chi sia. Però il famoso figlio di quella Maria Bergamas, che scelse tra le 11 bare ad Aquileia, che scelse quella che doveva rappresentare il Milite Ignoto, così, idealmente suo figlio anche, è passato qui a Salgarena. Ho visto, sì, studiando la storia, così il reparto, adesso non ricordo più, 117esimo forse, reggimento fanteria Barletta, al quale apparteneva Attilio Ghirardi, che era sottotenente, dalle zone dell'Isonzo ad Asiago, sostò a Ponte di Piave per 4 giorni. Attilio ne approfittò per fare un salto a casa, chiaramente, e con lui portò 4 sottotenenti, i suoi colleghi. Uno di questi era Antonio, adesso mi sfugge il nome, Bontempelli, ecco, l'ho scritto in tanti posti, ma ormai l'Alzheimer sta dando i suoi frutti. Ecco, Antonio Bontempelli. Che poi, e nessuno sapeva che era Antonio Bergamas, perché era un irredentista di Gradisca che si era arruolato con l'esercito italiano, e cambiavano il cognome, appunto, perché qualora fosse stato preso prigioniero sarebbe stato passato per le armi, come i vari Cesare Battisti, Fabio Finzi, Nazario Sauro, eccetera, eccetera. Bene, quindi conservava la signora Amelia, che Emilio a suo tempo mi fece vedere, un elenco di quei 4 ufficiali e sottufficiali con i rispettivi indirizzi in un fogliettino. Così. Ecco, adesso non so se il fogliettino è ancora reperibile o meno. Comunque il figlio della Bergamas passò per Salgarena. Bene, a questo punto Giordano Emilio ritorna dalla guerra, trova tutto distrutto e deve fare tutto con le proprie forze, e la sua capacità intellettuale, che non era poca, ecco, si iscrive al corso di medicina e chirurgia all'Università di Padova. Nel 1923, vado a memoria, potrebbe essere, Milano decide, la capitale del nord, di avere anche Milano una propria università, di una facoltà di medicina. Allora, chiede un po' in tutta Italia i migliori professori, perché non poteva essere un'università di serie B, giusto? Basta. E a Padova chiede al professor Foa, che era un professore di fisiologia, il quale si porta a Milano dei migliori allievi, chiaramente non porta mai i peggiori, e uno dei quali era Giordano Emilio. E lì inizia l'avventura milanese, poi si laurea a Milano, poi vince una borsa di studio dall'istituzione Rockefeller, eccetera, e intraprende la sua carriera scientifica di ricerca.
non sto qui a spiegare tutte le vicissitudini, a un certo punto fonda la SIMES negli anni 30, Società Italiana Medicinale, e dà un indirizzo di produzione cardioterapica. Però non era ricco. E per avere un po' di indipendenza economica, riesce ad ottenere l'unica ditta in Italia, perché in ogni Stato, adesso non lo so perché non sono aggiornato e neanche mi interessa tanto sinceramente, ma il tempo, in ogni paese, in ogni nazione ci poteva essere una sola ditta a lavorare la cocaina per uso farmaceutico industriale. Ecco, in Italia non c'era nessuno, lui capisce, non vi sto qua ad elencare le peripezie con le quali ha raggiunto questa licenza, e siccome era molto remunerativa, ma non lo fa, questi soldi non servivano per tesaurizzare, per acquistare terreni o palazzi, li impiegava nella ricerca. Voleva essere più indipendente possibile dalle grandi, diciamo così, forse non c'erano, ma fabbriche più grosse che davano delle commissioni, delle commesse per produrre farmaci, i loro farmaci, insomma, non su licenza, insomma, altrui. Bene, questa autorizzazione della cocaina concede l'indipendenza a Giordano Emilio di continuare a studiare e a produrre i propri farmaci. Ecco, poi viene la guerra e una particolarità che ha contraddistinto la forma mentis anche di Giordano Emilio è stata quella: negli anni 70 poteva benissimo vendere la Simes a delle multinazionali del farmaco, che l'avrebbero pagata molto bene, perché era una fabbrica seppur di non grandi dimensioni, ma molto molto così, molto ben piazzata sotto il profilo scientifico, e avrebbe preso un sacco di soldi e lui poteva continuare a vivere di rendita. Ma ha voluto sempre difendere l'italianità della produzione, questo nessuno sa a Sagarera. Ha voluto difendere con le unghie e con i denti l'italiano, non tanto per la sua, difatti biasimava anche quei industriali, i suoi colleghi che cedevano queste fabbriche. E così siamo andati, ma possiamo volgere lo sguardo anche attorno a noi. In questi anni quante multinazionali fanno incetta, e perdiamo per questa specificità produttiva italiana. Poi, faccio un passo indietro, nel 1932-33 credo, Guglielmo Marconi lo nomina membro permanente del CNR, per la biologia credo. Ecco. Nel 1964 acquista un terreno a Toscolano Moderno dove coltiva piante officinali. Ecco che lì si trattava di ricerca. Poi quando capisce che queste piante possono funzionare e dare produttività, io mi ricordo che in questa zona qua vicino al cimitero, negli anni 70, ma penso alcuni diversi dei presenti si ricorderanno anche dopo, c'erano questi fiori dai colori sgargianti, viola, rosa, rossi, questi erano le produzioni di Emilio Ghirardi. Credo di non dover dire, io la considero la zampata del vecchio leone. Nel 1969 acquista Villa Simens, io ho anche un po' seguito al tempo i lavori, mi intrufolava così, sì, Villa Contarini, che poi lui, io la penso sempre come Villa Simens, chiaramente è una villa storica, neanche, ma non si è trattato tanto dell'acquisto, che tutto sommato, ma dell'impegnativo restauro. E se noi vediamo oggi la Villa Contarini, che è di proprietà della regione,
che è stata ceduta dagli eredi credo nel 2005 alla Regione Veneto, lo stato attuale si deve in gran parte per l'80% all'opera di restauro di Giordano Bini. Questo, io con questo vi ho tediato, probabilmente spero di no. Chiudo ringraziando a mia volta il sindaco, che è sempre molto veloce a capire i suggerimenti, se si tratta di suggerimenti validi, altrimenti chiaramente, ecco, di avermi così assecondato in questa idea, insomma, perché è importante, perché ci sono 7.900 e qualcosa comuni italiani, che sono pieni di via Dante Alighieri, via Giuseppe Verdi, via Alessandro Manzoni, personaggi di altissimo livello, non c'è che dire, ma molti meno ricordano i loro cittadini nelle vie. Quindi io faccio un appello agli amministratori futuri, ormai le vie sono quelle che sono e cambiare via costituisce un problema importante perché c'è tutta una variazione di documentazione eccetera eccetera, io questo lo capisco perfettamente, ma se si dovesse fare in una futura lottizzazione una nuova via, prima di sfogliare l'enciclopedia o andare su Wikipedia a vedere chi si può intitolare, pensate ai vostri cittadini, non quelli attuali, ma quelli che sono passati, che hanno lasciato una storia. Ecco questo, io sono appassionato di storia perché questa storia mi è stata trasmessa da Giordano Emilio Ghirardi. Mi ricordo sempre, e poi chiudo perché sennò poi finisco più, lo conobbi nel 1961, il giorno della mia prima comunione. E siccome e venne a casa mia, in quei tempi non si andava al ristorante, si pranzava in casa, e siccome mio padre non aveva fratelli, era figlio unico, invitò i fratelli di mio nonno e mio nonno che era là. Con mio nonno, Giordano Emilio, si era conosciuto, perché mio nonno era di Ponte di Piave, non conosceva Emilio di Salgarena. Si erano conosciuti a Feldkirchen in Austria, al termine della guerra. Perché a Feldkirchen in Austria? Perché il nostro governo aveva mandato dei reparti dell'esercito per salvaguardare un minimo di territorialità all'Austria, perché c'erano gli slavi che volevano prendere quella bella parte, la Stiria, la Carinzia, insomma, così. E quindi si trovarono là. E quindi si conobbero e quel giorno parlarono tra di loro degli eventi eccetera eccetera. Ecco, e poi io rimasi colpito, io non osai proferire verbo quel giorno. E poi, conoscendolo negli anni successivi, chiedevo sempre informazioni su Segarreda. La prima foto che ebbi di Segarreda è quella di Emilio. E lui mi vedeva così appassionato, mi ha raccontato tante storie. A un certo punto negli anni 70 mi ha detto: sono stanco di vederti, perché io prendevo appunti, scrivevo, e mi regalò un primo registratore di quei Philips là, con quelle cassettine là, ecco, che ancora a quel tempo qui avevamo quelli con le bobine, ma lui mi regalò questo e lui parlava e io registravo, ecco perché so tante cose. Bene, chiedo scusa se sono andato un po' sui ricordi personali, ma grazie a tutti e buona domenica. Solamente ringraziare ancora, era solo per... ci teneva a vedere una fotografia con lui insieme al sindaco e a tutti, e quindi questa è la... grazie infinite, questa è veramente la sensibilità di tutto il comune, ci tocca tutti quanti, ripeto, ho avuto l'incarico da parte di mia zia, quindi di rappresentarla, non è potuta venire qua perché si è beccata il Covid, quindi 90, quanti, 6, 5, 6, circa, 93 anni, ma sarebbe stata qua oggi e a ringraziare tutti, 94. Quindi, e comunque ci piace pensare che il Militegnoto
abbia dimorato qua. Renzo ci ha cercato di disilluderci. No, no, no. Bene, Sangareda è un luogo importante, un crocevia. Quindi. Grazie. Grazie. Ricordo anche, visto che ormai finiamo, comunque da Villa Contarini Sivens, come diceva Renzo, da noi è arrivata la raccolta, collezione, chiamiamola così, museale dell'ornitologica tassidermica, come si suol dire, e che ha avuto un grande successo, si trova in Villa Rebecca, e anche quella abbiamo, come dice, colto il segno veramente, perché sì, l'abbiamo proprio salvata da una distruzione. Quindi quando mi arriva la comunicazione che guarda che la Regione Veneto vuole sbarazzarsi di quella collezione, io carico i camion con i cacciatori di Sagareda, con l'associazione dei cacciatori di Sagareda, partiamo a Villa Conte, carichiamo tutto e portiamo in Villa Rebecca, ovviamente con l'autorizzazione della famiglia. Questo per dire che bisogna essere veloci, secondo nel limite del possibile, perché poi la volevano indietro. E allora la famiglia ha detto no, il sindaco è venuto, l'ha valorizzata subito, ci ha dato una sede, noi non ve la restituiamo più. E così è stato. Pensate che è talmente bella che alcune persone che sono venute a visitarle, per esempio c'è una persona carissima, adesso purtroppo è morta, che si chiama Giovanni Ronchese, che lui ha una raccolta anche lui, mi ha chiesto, è venuto a visitare la nostra e ha dato ordini alla moglie quando muoio, perché so che voi non me ne importa niente, tu chiami il sindaco di Sagareda e gli dai la mia raccolta, che è una raccolta anche importante perché viene dall'Africa, sì, per dire, quindi anche istruttiva per i ragazzi, perché poi le scuole ci vanno a vedere questi animali che ormai non si trovano più, alcuni sì, sono molto rari, ecco. Anche questo è qualcosa della famiglia Ghinaldi, ovviamente minore, sì. Ovviamente minore, poi questo non c'entra, però per dire che sono cose importanti, anche le piccole cose sono importanti. Grazie ancora a tutti di essere qui. Grazie.